processo di produzione dell'opera che stai vedendo è un processo molto lungo. Pensa che comincia tra i due conflitti mondiali e Chagall finisce l'opera soltanto nel 1948, anno in cui si trova in esilio negli Stati Uniti. È un quadro a cui lui deve essere particolarmente affezionato perché non è mai stato venduto, fa parte della sua collezione privata ed è stato ritrovato nella sua abitazione al momento della morte. Il titolo è Il guanto nero. Ci sono due ritratti e due autoritratti di Mark, appunto, e della moglie Bella. Quello centrale è quello più importante, quello più visibile. Se guardi bene, Bella è rappresentata di profilo nel momento, forse uno dei momenti più importanti della vita coniugale, che è quello del matrimonio. Porta un velo bianco sulla testa. A fianco a lei, Marc Chagall. Il suo viso è diviso simmetricamente in due parti, una parte è rossa e l'altra è verde. Il rosso è il colore del sacrificio, è il colore della passione. E dietro di lui incombe un gallo, rosso anch'esso. È la morte di Bella che incombe nella vita di Marc Chagall. Bella morirà nel 1944. L'altra parte del viso di Mark è verde, il verde è il colore dell'angoscia, della malattia, della disperazione. Questo verde prosegue anche sulla sua mano e la sua mano abbraccia, ferma, blocca la pendola. Il tempo si è fermato, il tempo non ha più un senso, Bella non c'è più. Dall'altra parte invece, che cosa si vede? Si vede Mark sulla soglia di una porta con un mazzo di fiori in mano che lo porge nuovamente alla moglie. Anch'essa vestita in abito da sposa. Se poi guardi in basso, troviamo quello che è il titolo dell'opera. C'è un libro, è un libro aperto in mezzo alla neve e c'è un guanto nero. È il libro della vita. E il guanto nero a fianco non può solo che ricordarci quanto poco senso abbia la vita senza la presenza della moglie, tanto che i cieli sopra Vitebsk diventano completamente neri.